Siamo alle Officine Cantelmo, che questa domenica ospita un altro evento nell'ambito di XOF per TEDx Lecce. Questa mattina l'incontro Scuola di Futuro. Tra i relatori c'è anche uno degli speaker del TEDx 2013, Selene Biffi, che ha fondato in Afghanistan una scuola per racconta storie. Però la tua storia è ricchissima di spunti di riflessione e di invenzioni lavorative, vero? Il mio è un percorso che inizia ormai 11 anni fa, un percorso molto bello seppur anche abbastanza difficile, e ha previsto appunto la creazione di alcune imprese sociali attive dall'Italia all'India e ultimamente in Afghanistan. Lenti spiriti e segnatamente principi attivi, che l'iniziativa immagino a cui ti riferisci, è una grande mobilitazione collettiva intorno a un messaggio. Fai la tua cosa, ma anche contribuisci a cambiare il tuo contesto. E questa cosa non è una questione di soldi, questa è una questione di idee. Quindi per noi il principale contributo non è individuare il super talento, no? L'asso di picche. Per noi la vera scommessa è fare in modo che tantissime persone mobilitano la cosiddetta intelligenza collettiva intorno a un problema comune: come rendere migliore il posto in cui viviamo. E quello che come missione abbiamo noi operatori scolastici è quello di contribuire con tutti i nostri limiti a realizzare i sogni dei nostri ragazzi. Quindi sì, il futuro, citando la frase di un carissimo amico, non è più quello di una volta, e noi ci impegniamo ogni giorno con passione, passione, passione. Associazione Rena, cerchiamo sempre di stare molto nel presente e di spingere anche tutte le realtà che si avvicinano a noi, che collaborano, diciamo, in questo processo di cambiamento del paese che stiamo cercando di innescare attraverso i nostri progetti, una nuova filosofia, che è la filosofia del fare piuttosto che del pensare sempre alla nostra proiezione futura. E così per gli studenti, stiamo attenti a non nutrire aspettative sempre proiettate nel futuro, quando invece sarebbe così importante imparare a restare nel presente.